Io direi di iniziare. Tanto chiedo scusa agli altri sindaci che sono qui stamattina invitati, ma non fatica a stare tutti dietro lo stesso tavolo. Allora ci sono qui i sindaci dei centri, tra virgolette, più popolosi, perché più importanti è una parola, no? A volte anche difficile, più popolosi, diciamo così, che fungono un po' da capofila di questi tre progetti. Progetti per l'innovazione e la qualità dell'abitare, è un progetto portato avanti a livello nazionale che prevede la riqualificazione urbana di spazi dismessi, di luoghi tendenzialmente, si parla di periferie, ma poi tendenzialmente non è vero, perché si possono prendere in considerazione aree urbane in qualsiasi parte delle città e dei territori interessati. Era un finanziamento iniziale di 800 milioni che poi oggi è diventato, credo, vicino ai 4 miliardi, quindi di fatto si finanzieranno la maggior parte, io credo, dei progetti presentati a livello nazionale. Questo è molto importante. Qual è la peculiarità di questa iniziativa qui stamattina che stiamo presentando e che vogliamo, diciamo così, rendere partecipi di questa attività i cittadini della nostra regione? La peculiarità è questa: questi finanziamenti erano mirati ai comuni capoluoghi di provincia, alle città metropolitane ed ai comuni sopra 60.000 abitanti. Qual è la particolarità quindi di questa nostra iniziativa oggi, che di presentazione? È che la Regione Marche ha ritenuto opportuno, la giunta regionale della Regione Marche, consentire nel limite del possibile di partecipare a questa possibilità di finanziamenti anche ai comuni più piccoli, tra virgolette, quelli sotto i 60.000 abitanti, quelli non capoluoghi di provincia, perché ci sembrava comunque un'opportunità da poter spendere indipendentemente, diciamo, dalle indicazioni precise che comunque il Ministero dava. Perché siamo riusciti a inserirci in questo senso? Perché si parla anche di progettualità presentata dalle regioni, quindi la regione di per sé poteva presentare un proprio progetto o propri progetti, fino a un massimo di 3 per ogni ente. Quindi la Regione Marche poteva presentare 3 progetti. Allora, cos'è che abbiamo pensato? Abbiamo invitato i comuni, parlo in generale, ad aggregarsi tra loro, perché per la Regione Marche poi era difficile andare a dire sponsorizzo un comune tra le decine e decine che ne abbiamo nella nostra regione. Quindi abbiamo incoraggiato le aggregazioni tra comuni. I comuni si sono in qualche modo confrontati a secondo delle proprie particolarità, relazioni che si hanno tra l'uno e l'altro e quant'altro. Da queste sono scaturiti 3 progetti, tutti e 3 indubbiamente interessanti, sui quali poi magari ci tengo anche tramite i nostri uffici, anche tramite delle slide, a vedere un po' cos'è che si sta presentando, così magari tra di noi ne veniamo anche a conoscenza direttamente. Dicevo, 3 aggregazioni di comuni. Vado per ordine, anzi sapete qual è l'ordine che indico? Quelle che sono andate per approvazione, cioè chi ha avuto più punteggio, però devo dire subito che la cosa che mi fa maggiormente piacere è che tutti e 3 i progetti presentati dalla Regione Marche sono stati tutti e 3 approvati e sicuramente dovrebbero andare, uso il condizionale finché il soldo non si vede, no, come si dice, dovrebbero andare a finanziamento, nel senso che sono tutti e 3 anche in buona posizione, soprattutto un paio. Uno 28esimo, uno 29esimo, uno mi pare 68esimo, quindi 67. Il primo, se non sbaglio, è quello portato avanti da Falconara e Senigallia, se non sbaglio, 28esimo. 29esimo, quello portato avanti da Iesi, Maiolati, com'è, Castelbellino e Monteroberto? Sì. Sbaglio? Mi hanno lasciato fuori qualcuno, abbiate pazienza. E mi trovo più in difficoltà nell'altro perché sono più comuni, sono 9 comuni, adesso li leggo, sono 9 comuni, qui abbiamo, diciamo così, capofila anche in questo senso il comune più popoloso, Osimo, qui con noi, però oltre a Osimo vediamo Cagli, Monzampolo del Tronto, Montelupone, Muccia, Palmiano, Petriano, Sassocorvaro e Visso. Come vedete? Sassoferrato, è la mia appartenenza pesarese che mi porta, no, a citare Sassoferrato, era così scritto, lo sapevo ovviamente, ma è sfuggito.
In questo senso, questo ulteriore pool di comuni, 9 in questo caso, è al 68esimo e 67esimo posto, ma ripeto, secondo noi sono tutti probabilmente finanziabili o lo vorrei dare per scontato. Lo vorrei dare per scontato. E questo mi fa molto piacere. Come vedete, mentre per alcuni, come Falconara, Senigallia, ma anche Osimo e gli altri, sono pool di comuni o confinanti o comunque vicini tra loro con specificità simili, e per gli altri, l'altra aggregazione di 9 comuni sono comuni invece sparsi in diverse province, tra Pesaro, Ancona, mi pare Ascoli Piceno, c'è anche Macerata se non sbaglio, o sbaglio? Mi pare fermo, non ci sia, adesso comunque sparsi sul territorio, diciamo così, regionale, che evidentemente però hanno delle specificità tra loro che sono state in qualche modo condensate all'interno di una progettualità. Io ho visto in questo senso anche si parla di riqualificazione dei borghi, dei centri storici, ecco, indubbiamente molto interessanti. Quindi questa è la peculiarità per la quale stamattina ho voluto convocare qui la conferenza stampa con i sindaci di questi territori quasi tutti presenti, oserei dire, non so se ne manca qualcuno, ma mi pare di vedere un po' la presenza complessiva. E è una grande soddisfazione, ripeto, perché è stata un po' una scommessa, come dire, i capoluoghi di provincia tendenzialmente sono sempre, no, capofila di qualcosa, sono sempre al traino, ma anche giustamente per la loro importanza, per la loro strategicità e quant'altro, perché non dare possibilità anche ai comuni più piccoli, quelli con meno abitanti, di poter in qualche modo portare avanti progettualità importanti per la collettività, non tanto e solo di chi li abita, ma della collettività complessiva della nostra regione. Io credo che questo obiettivo noi riusciamo a coglierlo, perché il se lo tolgo, ma ci metto il se arrivano effettivamente i finanziamenti, come sicuramente dovrebbero arrivare per tutte e tre queste progettualità, perché sono tutte e tre posizionate a buon punto in una complessità di finanziamento che abbraccia un po' tutte le progettualità portate avanti. Questa è, ripeto, una grande soddisfazione, mi fa anche piacere che avete risposto quasi nella completezza stamattina, diciamo così, con la vostra presenza, che mi fa piacere, mi onora, ed è comunque frutto e testimonio di un lavoro comune che si è portato avanti. Su questo voglio ringraziare sinceramente i nostri uffici, la dottoressa Barocce, dov'è il buon Goffi, che credo hanno dato una bella mano, dico credo hanno dato una bella mano, scusa se uso il credo, come si dice, perché lo dico? Intanto perché lo so e mi rendo conto, no, cioè non mi rendo conto perché per rendersi conto bisogna essere al loro posto, però mi rendo conto quanto abbiano lavorato in questo senso, ma so anche quante volte alcuni sindaci mi hanno cercato per dirmi abbiamo bisogno di capire, di vedere, no, come meglio fare, come meglio... Ecco, se tutti e tre i progetti alla fine sono stati presentati, approvati e riconosciuti, vuol dire che c'è stata una bella idea di chi li ha proposti, ma anche un buon lavoro di chi li ha poi, in qualche modo, portati avanti tecnicamente. Quindi ringrazio ovviamente i tecnici dei vostri comuni, ma i tecnici particolarmente della Regione Marche che hanno operato in questo senso. Io mi fermo, ci tenevo a due parole di alcuni sindaci, perlomeno di quelli seduti qui, ma non voglio neanche escluderne altri, nel senso, se vogliono integrare alcune cose, poi magari con delle slide vediamo tutti insieme anche cosa è stato presentato, perché magari ognuno conosce il progetto proprio e non conosce quello dell'altro raggruppamento. Allora, se alcuni sindaci vogliono dire qualcosa, mi fa piacere, io non è che voglio dilungarmi, perché il senso di questa cosa è quello che, diciamo così, ho riportato. E poi i progetti li vediamo con delle slide. Sindaci, sindaci, vogliamo... Prego, 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 prego. Prego. Abbiamo detto prima. Allora, innanzitutto io vorrei ringraziare la Giunta Acquaroli e l'assessore Stefano Aguzzi, perché hanno dato davvero un'opportunità molto importante a città che spesso non hanno queste opportunità immediate nei bandi, e quindi questa è stata per noi un'occasione davvero unica. Tra l'altro, un finanziamento così rilevante di 7 milioni e mezzo di euro non era mai stato ottenuto dalla nostra comunità. Quindi un grazie da parte di tutta l'amministrazione, da parte di tutta la città di Falconara che si trova beneficiaria di questo finanziamento così rilevante. Ne abbiamo partecipato con Senigallia, questo è un po' nello stile della nostra amministrazione che cerca spesso questi rapporti proprio per
una valorizzazione reciproca del progetto, come è stato in questo caso. Il nostro progetto Connettere per rigenerarsi è arrivato 28esimo, quindi insomma una soddisfazione anche sul risultato che abbiamo raggiunto in questa classifica nazionale. E ecco, qual è un po' l'obiettivo del nostro progetto? Quello di incrementare la coesione sociale, connettendo, quindi ricucendo aree che sono più marginali con quelle che hanno invece un maggior pregio urbano. La finalità è questa e passa attraverso cosa? Opere di riqualificazione di edifici pubblici e privati, creando poli culturali che sono anche poli sociali e di aggregazione, quindi c'è anche una ricaduta sociale in termini di miglioramento della qualità abitativa, e siamo intervenuti su aree periferiche della nostra città, quindi Villanova e Fiumesino. Villanova abbiamo fatto una progettualità importante per l'ex Squadra Rialzo, che è un complesso veramente monumentale, un'officina delle ferrovie in cui venivano appunto diciamo sistemati i mezzi, le locomotive, risale ai primi del Novecento, quindi chiaramente sotto la tutela della soprintendenza, ed è una veramente un edificio che ha delle potenzialità enormi, addirittura una faccia sul mare, quindi insomma può diventare l'occasione di un intervento che la renderà piena di potenzialità sia culturali che di aggregazione. Poi passiamo all'area Antonelli, anche questa, ecco un po' il filo conduttore, sono tutti edifici su cui interveniamo e vorremmo intervenire, che risalgono ai primi del Novecento, anche nell'ex area Antonelli, quindi che ricade anche nell'area SIN, quindi si prevede una bonifica anche di quest'area. Quindi capite che c'è un circolo virtuoso, una bonifica che significa una ripercussione in termini ambientali significativa, un miglioramento in termini ambientali, ma poi una valorizzazione di quest'area che potrà ospitare centri di produzione culturale piuttosto che non spazi di verde urbano, di verde pubblico, quindi insomma una realtà polivalente. Infine interverremo su un edificio di Fiumesino, un'altra area periferica della nostra città, anche questo, dicevo, il filo conduttore è sempre il Novecento, quindi risale ai primi del Novecento, qui con una riqualificazione diciamo della struttura, anche di efficientamento energetico, per migliorare l'attuale realtà appunto di abitazione sociale che sta svolgendo e migliorando in questo caso la qualità dell'abitare. Quindi mi sembra un po' che tutti gli elementi che erano, diciamo, fulcro, punti forti del progetto e della progettualità sono stati, del bando, sono stati presi in esame e hanno dato luogo, insomma, a questo progetto che è stato apprezzato. C'è stato un grande lavoro dei nostri uffici tecnici che ringrazio e torno a ringraziare la Regione che ci ha dato davvero questa splendida opportunità anche per realtà che magari non sono spesso chiamati in causa da bandi così significativi. Grazie Assessore. Bene, proseguiamo. Osimo, la terza aggregazione, il terzo posto. Ma intanto io saluto e ringrazio la Regione Marche, l'Assessore Aguzzi, il Presidente Acquaroli per questa opportunità che unisce più comuni e, come diceva l'Assessore prima, li unisce non con termini ma nelle diverse province della Regione Marche. Io credo che questa è la sfida più importante per il futuro della Regione Marche e di tutti noi sindaci delle nostre comunità, lavorare insieme per portare a casa queste importanti risorse. Il nostro progetto, che cosa accomuna il nostro progetto? L'accessibilità. Oggi si parla tanto di piano, del piano per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Ecco, il fulcro di questo progetto non solo è il centro rigenerare il centro storico, ma l'accessibilità ai nostri meravigliosi centri storici. Nel mio caso verranno realizzati due importanti ascensori all'entrata a destra e a sinistra delle mura osimane, ma credo che questo progetto di accessibilità aggreghi tutti noi. Il mio grazie va anche all'Università Politecnica delle Marche che ci ha aiutato a mettere insieme questi comuni, ci ha aiutato nella redazione del progetto. Certo, senza la Regione Marche non avremmo potuto partecipare. È da tempo che come ANCI si suggerisce anche al Presidente Nazionale di dire che queste progettualità vadano
debbono arrivare anche ai comuni un po' più piccoli, perché il target di questi ultimi anni è città metropolitane, città capoluogo, e magari tanti di noi rimangono fuori. Questo strumento di mettere insieme più realtà locali per fare di queste realtà locali una città metropolitana e attraverso la regione arrivare al Ministero è un'opportunità molto importante. E qui, come diceva l'assessore, va ringraziato Nardo Goffi e la collega Borocci, perché loro sono il tramite attraverso l'assessore per i collegamenti con lo Stato. Sembra sempre più difficile colloquiare con gli enti sovraordinati, invece attraverso la Regione Marche si riesce a veicolare queste importanti risorse che si sostituiscono alle risorse a nostra disposizione che preleviamo ai nostri concittadini. Quindi è un risultato importante per tutti. Quindi grazie alla Regione Marche, perché io dico sempre che la battaglia politica è in campagna elettorale, il giorno dopo lavoriamo tutti per le nostre comunità. Quindi grazie Regione, grazie Presidente, grazie Assessore e grazie a tutti i sindaci che oggi ho l'opportunità di rappresentare in questa aggregazione nuovi comuni. Ci vedremo presto anche a casa mia e nel mio comune per conoscerci, per mettere insieme i nostri tecnici e per collaborare bene con la Regione Marche affinché queste risorse, come diceva l'Assessore, arrivino veramente. Quando le vedremo nelle casse comunali saremo veramente soddisfatti. Grazie. Allora, non mi vorrei ripetere, ovviamente il grazie va alla Regione e credo che questo sia il punto fondamentale. Oggi ci tenevo a essere qui, avevo invitato l'assessore anche ieri a una conferenza stampa che abbiamo fatto nel nostro comune, proprio perché credo che sia stata fatta una grande cosa, perché questa opportunità, comuni delle dimensioni del comune di Iesi e di dimensioni più piccole, questa opportunità non l'hanno avuta mai. In realtà c'è sempre stata la possibilità di ricevere contributi, ma per le città capoluogo di provincia. Io non ricordo in 9 anni di mandato di aver avuto un'opportunità del genere e pertanto questo va assolutamente sottolineato. Poi va sottolineato l'aspetto di collaborazione avuto con i comuni di Maiolati, Monteroberto e Castelbellino. La Vallesina rappresenta una realtà importantissima, siamo riusciti già nel sociale a fare squadra e a ottenere risultati straordinari. Se il comune capofila adotta misure volte alla sussidiarietà nel vero senso della parola, poi i risultati si vedono, perché insieme si ottengono grandi risultati. Sul contributo in sé, che tra l'altro è molto significativo perché parliamo di 15 milioni, e sugli interventi, da quello che ho capito, poi ci sarà un dettaglio che farete adesso successivamente, dunque non entro nel merito, ma è un progetto fatto molto bene, siamo 29esimi. E credo questo dica in buona sostanza quello che si è prodotto. Ovviamente il grazie va al ingegner Pier Mattei, che ci ha supportato nella progettazione, agli uffici tecnici di tutti i comuni che ci hanno aiutato a realizzare questo progetto che è di, io credo, di elevatissima qualità. Semplicemente anch'io mi riallaccio ai ringraziamenti alla Regione Marche, ma soprattutto all'assessore Aguzzi, perché ci ha dato un'opportunità che almeno per quanto riguarda la città di Senigallia non avrebbe avuto. L'intervento di Senigallia, che è soprattutto centrale nella risistemazione di un palazzo che era quello Gherardi, una volta c'era il liceo classico e si trova lungo il corso davanti al ponte che da poco abbiamo inaugurato, è fondamentale per la nostra città e non avremmo mai pensato di trovare delle risorse così ingenti per poter sistemare questo, oltre che una parte del lungomare e di altre strutture sociali che abbiamo messo all'interno del pacchetto. Il ringraziamento ancora una volta va alla Regione Marche, anche perché per la prima volta i comuni, come è stato detto da chi mi ha anticipato, non sono stati concorrenti tra loro, ma sono stati, diciamo così, coesi. E quindi questa interfaccia ci serve soprattutto per dare una visione più unica del nostro territorio, di cui abbiamo sempre più bisogno, per andare a cercare di creare quelle sinergie necessarie per migliorare appunto il nostro habitat e le nostre realtà. Grazie ancora per tutto quello che ci è stato concesso. Proseguiamo con le slide, c'è qualche sindaco vuol dire qualcosa in particolare rispetto a questo? Vorrei ringraziare la parte del comune di Visto, piccolo comune praticamente distrutto dal terremoto. Ci date una grossa opportunità per
fare qualche cosa che purtroppo da noi manca, una struttura ricettiva che recuperiamo da una vecchia struttura di una casa popolare. Questo è molto importante perché da noi abbiamo in tutto 8 camere. Se possiamo, ecco, con quello che ci dà la Regione, ringrazio il Presidente Acquaroli e l'Assessore, tutta la Regione Marche, perché i piccoli comuni come i nostri, sinceramente siamo un po' rimasti un po' addietro, ecco, tutto qua. Grazie di nuovo. Sono stato sabato scorso, sono passato lì da te, Sindaco, ho visto una certa vivacità, però sì. Ho visto un centro storico ancora completamente chiuso. Purtroppo. Vabbè, stiamo facendo il PSR e adesso abbiamo fatto... Ho visto una certa vivacità. Siamo... ci proviamo, ecco. No, certo. Proviamo a rinascere, certo, tutto qua. Certo che sì, certo che sì. Di nuovo grazie. Dopo facciamo anche una foto tutti insieme, adesso guardiamo, ci sono delle slide da vedere, quindi Cristina, spostiamo un po', stavo facendo un po' di audio. Questo è l'intervento di Sinigallia che penso che abbia già esposto il Sindaco, tornando indietro. Allora, buongiorno, dunque, intanto ci tengo a dire che questi progetti sono stati particolarmente innovativi anche nelle modalità di redazione, nel senso che noi comunque abbiamo inventato questa modalità dei tavoli interistituzionali con cui ci siamo inizialmente confrontati sulle idee di massima proprio con i tecnici comunali, anche perché la Regione diciamo, ha fatto da soggetto aggregatore, cioè siamo noi che ci interfacciamo con il Ministero, che diciamo, erogheremo le risorse e quant'altro, ma comunque diciamo, abbiamo fatto degli interventi che potessero in qualche modo fungere da interventi strategici per la Regione, quindi che attraversassero diverse problematiche e criticità. Allora, sul discorso Falconara e Senigallia, già insomma comunque il sindaco ha esposto, i sindaci hanno esposto ampiamente l'intervento, è un intervento di connessione tra parte storica e fronte mare, spesso diciamo non utilizzato o utilizzato solo parzialmente come nel caso di Falconara, su Senigallia c'è una valorizzazione di questa interconnessione. Questa è diciamo la planimetria generale dell'intervento di Senigallia. Poco prima, scorrendo nella brochure di presentazione che è stata trasmessa al Ministero e che quindi insomma è quella che è stata valutata sulla base dei criteri e degli indicatori del Ministero, è stata comunque anche insomma rappresentata a livello generale tutti gli interventi che sono stati descritti per Falconara, ancora alla prima pagina praticamente. Quindi qui poi sono descritti nel dettaglio gli interventi, è chiaro che siamo in una fase preliminare della progettazione, questo è l'intervento di Falconara. Quello che ci chiede adesso, dopo la fase 1 di avvio del progetto, quello che ci chiede adesso il Ministero è di andare nel dettaglio nella progettazione. Però se è vero questo, è vero anche che essendoci molto più risorse, questi interventi, come diceva l'assessore, presumibilmente, io ho parlato l'altro giorno col Ministero, saranno finanziati perché sono praticamente erano inizialmente 800 milioni, adesso siamo a oltre 3 miliardi e forse insomma si riusciranno a reperire anche quelle diciamo degli interventi esclusi di cui non facciamo parte. Nella Regione Marche, come dicevano insomma l'assessore e i sindaci, sono stati finanziati nostri regionali 3 interventi, ma complessivamente 16 interventi per un totale di 295 milioni di euro, quindi una cifra estremamente importante. Sono risorse statali in parte e anche europee, quindi comunque andranno nelle fasi successive alla pubblicazione del decreto che avverrà presumibilmente entro i primi 10 giorni di agosto, dovremo insomma rincontrarci e rilavorare insieme per redigere la fase successiva che insomma comunque prevederà anche un cronoprogramma dei lavori per dare comunque la massima efficacia insomma alle risorse e all'attuazione degli interventi. Invece per quello che riguarda l'intervento diciamo
io li riconosco per il codice, comunque dovrebbe essere il 3, 4, 5 l'altro, quello della Vallesina. Su quello si tratta proprio di un progetto sia di housing sociale, quindi di ecco, qui lo vedete complessivo perché abbraccia veramente un territorio molto esteso. I comuni principali sono appunto Iesi, Castelbellino, Maiolati e Monteroberto. Su questi ci sono interventi diversi, comunque tutti volti a sanare criticità, diciamo, legate alle periferie, alle zone, insomma, che corrono lungo il corso dell'Esino, che sono spesso state abbandonate, come l'ex cascamificio a Iesi, come la zona di Portavalle, che verrà riqualificata con percorsi ciclopedonali che la collegheranno alla piazza, a Piazzale San Savino, ma anche interventi di valorizzazione della qualità dell'abitare, come in realtà che hanno avuto un picco di popolazione, di urbanizzazione, ma che non hanno spazi verdi, come è successo a Castelbellino, che ha avuto un incremento notevole della popolazione, ma che insomma ha bisogno di aree verdi e piste ciclopedonali per attraversare questo borgo. Quindi qui le criticità sono altre, però sempre comunque studiate sulla base delle esigenze e delle problematiche del territorio. L'ultimo progetto è un progetto trasversale, perché attraversa trasversalmente tutte le province praticamente, e riguarda, l'ultimo sarebbe l'elaborato, la relazione dell'ultimo, non mi ricordo qual è, il 671, 471 è quello appunto che è volto a riportare, diciamo, a valorizzare e a riportare, insomma, popolazione e socialità in questi centri, in questi nove centri, che hanno ovviamente ognuno una propria problematica di spopolamento, e che quindi con questo intervento su più tipologie di intervento, come appunto la valorizzazione degli spazi aperti, la ricucitura di strutture e funzioni sociali e culturali, il recupero, come a Cagli appunto, dei palazzi e delle corti della città storica, vanno a ricucire queste parti di città che sono state nel tempo o abbandonate o comunque non valorizzate nella formula migliore. Anche per questo, forse è il caso di accennarlo, noi comunque abbiamo recentemente approvato una legge che è comunque sulla rigenerazione di questi territori in generale e sulla rigenerazione urbana delle città, intesa come valorizzazione del patrimonio costruito e come riduzione o comunque contenimento del consumo di suolo. Quindi il percorso cammina parallelamente. Questo è uno stimolo, un input che abbiamo ricevuto e abbiamo raccolto come opportunità dal Ministero. Sull'altro fronte, insomma, stiamo già lavorando proprio per andare sempre su questi obiettivi verso una legge organica di governo del territorio. Domani proprio per questa finalità è stato organizzato un convegno di pubblicizzazione, in qualche modo di promozione e diffusione dei contenuti di questa nuova legge, che è la legge 14 del 2021, che è stata approvata il 29 di giugno scorso, e che ha visto fondamentalmente un intervento della Regione volto accogliere le opportunità offerte dal decreto semplificazioni sul discorso delle agevolazioni fiscali. Il territorio, la legge statale dice che possiamo intervenire facendo operazioni di ristrutturazione edilizia anche con la rigenerazione urbana. La Regione Marche non aveva una legge ad hoc sulla rigenerazione urbana, si è dotata di questo strumento proprio per offrire alle amministrazioni e agli enti locali la possibilità di individuare aree da sottoporre appunto a operazioni di restyling e di rigenerazione urbana. Dall'altro lato, la legge offre la possibilità anche in ambito privato di poter portare in detrazione gli interventi di ristrutturazione edilizia associati alla categoria della demolizione con ricostruzione del piano casa,
che è un piano che insomma è stato approvato nella Regione Marche con una legge del 2009. Quindi il percorso insomma è coerente, parallelo, le tempistiche sono abbastanza serrate, quindi noi siamo sempre insomma pronti a intervenire come abbiamo fatto in pochissimo tempo, perché questo bando l'abbiamo sviscerato in qualche settimana, 20 giorni, e quindi insomma con la stessa modalità speriamo di proseguire per, insomma, per portare a compimento e portare nella nostra regione queste risorse. Bene. Cristina, grazie intanto a te e ai tuoi collaboratori. Sento l'operatore che è dietro. Il dirigente Goff. No, non lo vedevo più. Non ti vedevo per il bambino. Io direi che noi abbiamo concluso. Io direi invece direi una foto con tutti i sindaci. Un attimo, intanto come anche partecipazione di tutti, ma poi lo mandiamo anche alla stampa, vediamo se ci mettono tutti insieme così. Ci mettiamo, non so, meglio davanti, non so, dove è meglio? Andiamo a dire davanti, di là? Andiamo davanti, via. Non capite come la rivoluzione manca, perché hanno manca di vedere, mi pare, non così. Grazie.